La necessità di valorizzare la figura della mamma e del papà, nonché dell'uomo e della donna, ovviamente in contrasto con la teoria gender che sta avanzando, soprattutto in alcune parti del mondo, secondo la quale il sesso biologico è slegato dal genere. Quindi un uomo si può svegliare al mattino, si sente donna e nonostante geneticamente resta uomo, diventa donna. A mio parere, appunto, questa teoria è una teoria assurda che va contro lo sviluppo naturale della società e che bisogna ovviamente contrastare. Non è una dicitura su un modulo che può qualificare l'impegno, la dedizione o l'amore di un genitore, e non certo nessuno di nessun orientamento sessuale si scandalizzerà se c'è scritto genitore 1, genitore 2 o padre o madre. Forse si scandalizzano quando ci occupiamo di queste cose che forse sono, scusate la parola, pippe mentali di noi politici, quando i cittadini ci chiedono ben altro, ci chiedono di avere più tempo per la famiglia. Una madre non ci chiede di aver scritto madre sul modulo, ma ci chiede di avere magari non il turno la domenica dalle 10 alle 20 nel centro commerciale. Noi vogliamo combattere altre battaglie per le nostre famiglie e impiegare meglio il nostro tempo. Per questo ci asterremo da questo voto che riteniamo superfluo e inutile, come riteniamo superflua e inutile questa mozione. Grazie.